Ci sono casette e casette facilissime. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state ragazzi? Ho visto che il calendario dell'Avvento vi è piaciuto tantissimo. È piaciuto tantissimo anche a me, devo dire. Quest'anno è venuto molto bello ed è piaciuto tantissimo anche alla mia amica Daniela che se l'è portato a casa. Quindi il calendario dell'Avvento non è più con me, ma sta adornando la casa della mia cara amica e soprattutto sta impreziosendo le giornate dei suoi tre bellissimi bimbi, quindi io sono contenta. Adesso però ho promesso di farne un altro, quindi adesso mi devo mettere all'opera e siccome ho visto che a voi il calendario dell'Avvento è piaciuto tantissimo, ma la maggior parte dei commenti recitavano più o meno così: Ombretta, è bellissimo, il tuo calendario è bellissimo, ma a me verrà una schifezza, ma fare tutte quelle casette, ma è una cosa difficilissima, ma è lunghissimo come lavoro, inizio a Natale quest'anno ed è pronto per Natale dell'anno prossimo? No, non voglio darvi scuse. E allora vi ho fatto un video ad hoc, tre modi facilissimi per fare una casetta. Tre modi veramente semplici, semplici, semplici per creare delle casette adatte ai presepi. E allora, prima di spostarci di là, clicca su iscriviti se non sei ancora iscritto, così non ti perderai i futuri video. E per sicurezza, pigia anche sulla campanella, così ti avvisiamo quando pubblichiamo il video nuovo. In più, ti avvisiamo, ti avvisa YouTube, mica io. In più, vienimi a trovare su Facebook e su Instagram, Arte per te. Pennello bianco su fondo rosso per trovare il coloratissimo mondo di Arte per te, il creativissimo mondo di Arte per te. Bene, adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere la casetta facile facile come si fa. Ed eccomi qui a mostrarvi come creare delle casette facili facili per il calendario dell'Avvento. Ci occorrerà taglia balza, righello, colla e delle scatole con flakes, maionese, se volete, meglio ancora, anche dei rotolini di carta igienica. Con queste tecniche che vi starò per mostrare vedrete che in un attimo farete delle bellissime casette, naturalmente anche delle forbici. Iniziamo subito. Allora, non badate al fatto che il mio rotolo di carta igienica sia stampigliato, perché volendo poi lo si può dipingere tutto di bianco e il problema non sussiste più. O comprate dei rotoli senza la marca stampata sull'anima e fate prima e meglio. Vi faccio vedere come fare delle casette super super facili. Allora, schiacciamo in un senso, così. Ok, ora apriamo un pochino. Se schiacciamo al centro, specularmente dove c'è la riga, verrà una casetta quadrata. Se invece ci teniamo un pochettino così più larghi, mettiamo qua la riga e qua tipo, ok, così schiacciamo a 3 cm dalla riga, guardate cosa succede. Ta-da! La mia, il mio rotolino diventa a sezione quadrata, ok? Schiacciando meglio si toglierà anche la curvatura. A questo punto non mi rimane altro che fare la seguente. Guardate, dal centro verso il basso di qua e dal centro verso il basso di qua. L'unica cosa a cui dovete stare attenti è togliete gli angoli. 1 e 2 alla stessa altezza, ok? Poi mettetevi la scatola di fronte proprio a guardarla e vedrete già la linea del tetto che c'è davanti. Su quella stessa linea percorrete con le forbici, quindi questa vi fungerà da linea guida. 1 e 2 e tagliate gli angoli. Voi non ci crederete, ma a questo punto la vostra casetta, guarda che carina, è quasi pronta. Elimino anche queste parti qua, taglio la porta, per questo mi aiuto meglio con un tagliabalza.
stando attenta a non tagliare troppo, faccio uno e due. Allo stesso modo faccio i forellini anche per le finestre. A seconda di dove piegherete il rotolino verranno case di dimensioni differenti, quindi non verranno tutte uguali, ma dipenderà da come piegherete appunto il rotolino. E adesso prepariamo il tetto. Per il tetto prendo una qualunque confezione di merendine, qualunque cartoncino io trovi a casa pronto all'utilizzo. Vedete, bianco da una parte, lo piego a metà, così, prendo la misura della mia casetta, va bene, prendo un disavanzo che non sia né troppo poco, metto la colla sull'apice del mio tetto, e attacco il tetto. Qui l'ho messo bianco, avrei potuto anche metterlo dalla parte color cartoncino, insomma sto variando, e taglio naturalmente l'eccesso di tetto da una parte e dall'altra. Ed ecco qui una casetta bella e pronta, facile facile, senza troppi tagli, troppi incastri, veramente in maniera super super semplice. Quindi per fare le casette non bisogna per forza partire da un cartoncino e montarsele in tutto e per tutto, ma si possono anche usare le cose che abbiamo a casa. Dopodiché questa la pitturiamo tutta, magari color terracotta, oppure dice: ma io la voglio come il tuo, color cartoncino. Bene, compro una carta igienica che non abbia l'anima stampigliata e metti il tetto dal lato del color cartoncino e vedrai che verranno uguali uguali alle mie. Vi faccio vedere anche un altro modo. Prendo una confezione di cornflakes e ritaglio la facciata principale. Quindi cosa faccio? Non faccio altro che creare un'anima. Me la creo così, così, o se voglio così, ma preferisco dal lato corto perché è più gestibile. Allora, quindi, ok, vado fino a qui, segno il punto. Allora, quindi ritaglio il cartoncino senza misure, perché ognuno poi se la fa più o meno come vuole, un quadrato di cartoncino. Quindi metto la colla su uno dei lembi, voilà, su tutto, così, e creo. Una volta fatto questo, lavorerò il rullo come ho fatto con le casette prima. Quindi piego, io piego proprio qua in prossimità della giuntura, così che possa ben bene camuffarla, e faccio uno e due, poi fatela asciugare bene il rullino. Benissimo, taglio a metà, così da questa che mi possano venire due case, poi apro, ripiego come vi ho fatto vedere anche prima. Così, perfetto, con le forbici più piccole al centro, zac, zac, taglio i bordi e voilà, anche qui la mia casetta è pronta. Anche qui sul centro incido la porta. Poi voi la decorerete con l'uniposca come vorrete, con il pennarello come vorrete.
Per il tetto utilizzo la parte della confezione, la piego a metà, come vi ho fatto vedere prima. Prendo la misura del tetto più un po'. E voilà, prendiamo il tetto e appiccichiamolo alla casetta. Colla su tutto e appiccichiamo il tetto. Poppete! E anche questa casetta è bella e pronta per andare ad adornare il nostro presepe. Naturalmente voi qui le state vedendo totalmente sguarnite e prive di decorazione, ma ovviamente basterà un passaggio di pennarello per farle diventare allegre come quelle che vi ho fatto vedere sul calendario dell'avvento, quindi su tutti i margini, che poi ognuno poi sceglierà le decorazioni che più gli piacciono. E voilà, visto che è facile. E adesso il terzo modo per creare casette facilissime. Ta-da! Scatole di dentifrici, scatole di tubetti di vario genere e natura, scatole dei medicinali. Pensate anche alle scatole medicinali per dare un po' di leggerezza a quelle scatolacce là. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, vedete qui dove si congiungono le parti, aprire il più delicatamente possibile. Cioè dobbiamo cercare di non strappare come sto facendo io, ma aprire, ecco, così, lasciando la linguetta, questa qua. Arrivati a questo punto, cosa dovete fare? Dovete semplicemente appiccicare la linguetta dall'altra parte, quindi girare la scatolina, lasciare il contenuto col brand all'interno. Questo lo potete fare tranquillamente con tutte le scatoline, tranne che con quelle delle tinture, dove le indicazioni le scrivono all'interno della scatolina e non ho capito perché. Pensate a tutti i packaging delle creme, a tutte le scatoline che noi buttiamo. Quindi facciamo le pieghe dalla rovescia, rigiriamo, pieghiamo anche la linguetta dall'altra parte, così, e voilà! Stendiamo da un lato e dall'altro. Voilà! Una volta appiattita ben bene la nostra scatolina, eliminiamo gli eccessi che non ci serviranno. Adesso tagliamo in un punto qualunque la nostra casetta e siamo sempre a quel punto là, al punto in cui 1 e 2 dal centro e 2 dal centro, eliminiamo la parte esterna, anche qui facciamo la porticina. E voilà! Prendiamo il tetto sempre dalla nostra confezione. Vi ho insegnato casetta numero 1 con rotolo di carta igienica, 2, casetta numero 2 con qualunque scatola che troviamo in cucina, quindi scatola della pasta, scatola dei cornflakes, e 3 casette con scatole piccole allungate. Scegliete la casetta più facile per voi e quindi riproponetela per creare il vostro calendario dell'avvento di Arte per Te 2021, oppure per usarle all'interno dei vostri presepi. Spero che questo video di approfondimento vi abbia dato più coraggio per creare le casette del calendario dell'avvento, e noi ci vediamo dopo le foto. Ciao! Pollice in su!
Visto che è facile fare non una, non due, ma ben tre tipi di casette facili, facili. Basta aguzzare l'ingegno ed essere pigri come me. E allora, casetta numero uno, rotolino di carta igienica. Questa non è l'unica misura. Potete tagliarla più bassa, piegare quadrato e viene il campanile, quindi piegare in mezzo, divertitevi con le pieghe, usciranno costruzioni via via sempre diverse, facilissimi da fare, dopodiché le dipingete ben bene e le userete per il vostro presepe, per il vostro calendario dell'avvento, per quello che vorrete. Casetta numero 2, quella con la confezione dei cornflakes, vedete? Questa assomiglia già molto a quella che ho fatto per il calendario dell'avvento. Cosa serve in più? Soltanto un pennarello. Facile facile, dalla facciata della scatola si crea un rullo e dopodiché dal rotolino si fa con lo stesso modo, con la stessa tecnica con cui si è fatta questa. Quindi anche se non avete 24 rotoli di carta igienica, potete crearvi le anime da schiacciare e da forgiare. Casetta numero 3, tada! Quella con le scatoline già pronte che dovete soltanto rivoltare. Eccola qui col suo portoncino anche lei che si apre, vista maionese, è molto molto carina e soprattutto la bellezza di queste casette è che se mettete delle lucine bianche al loro interno riluceranno ognuna di una luce differente perché il colore dell'interno darà la particolarità di illuminazione alle casette, un po' come succede nelle nostre case, no? Quando vedete lo skyline della città, non tutte le luci hanno la stessa intensità, perché ognuna riflette in maniera differente il colore delle pareti e dell'abitazione. Bene, quindi non avete più scuse e avete un sacco di tempo, ancora un mese, per fare il vostro calendario dell'avvento che tanto vi è piaciuto, il calendario dell'avvento di Arte per Te. Se questo video vi è piaciuto e soprattutto se apprezzate il fatto che sto a leggere i vostri commenti e che vi do anche le soluzioni per realizzare in maniera ancora più facile i miei video, lasciatemi un pollice in su e condividetelo questo video. Grazie, io approfitto anche di questo spazio per ringraziare i nuovi iscritti, i tantissimi nuovi iscritti che si sono affacciati nel mondo di Arte per Te. Benvenuti ragazzi, questa casa creativa sarà sempre a porte aperte per voi e permettetemi anche di ringraziare i miei vecchi iscritti, le mie gioie, i miei piccolini. Ragazzi, grazie di accompagnarmi in questo viaggio creativo, vi voglio un grande bene e il periodo che si apre di qui innanzi sarà pieno di video dedicati al Natale, ma non solo. Non mi rimane che mandarvi un grande bacio e darvi appuntamento per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima, ciao!